abbiamo scelto di provare a dare una casa a tutti quelli che, come noi, erano delusi da quell'esperienza, perché la politica per noi non è semplicemente garantirsi una poltrona, no? È provare a garantirsi degli spazi della politica e dei luoghi della politica che possono consentirci di costruire le idee nelle quali crediamo, e quindi il coraggio anche di rischiare, di mettere in gioco tutto, se però vale la libertà di dire quello che si pensa e di poter fare quello per cui si è scelto l'impegno politico. Fratelli d'Italia ha anche detto e scritto nel proprio atto costitutivo di voler dare dei segnali di ampia discontinuità rispetto a quello che è accaduto, chiedo scusa, in passato, e quindi sicuramente è un movimento nel quale c'è poco spazio per quelli che non hanno capacità e consenso sul territorio, un movimento nel quale in nessun caso la gente verrà calata dall'alto e imposta sulla base di criteri che nulla hanno a che fare con il valore e il consenso delle persone, e che quindi tenderà a escludere per forza di cose quelli che magari dovessero avere avuto, e non faccio casi specifici, sto facendo un ragionamento di carattere generale, incarichi nel PDL senza averne, diciamo, i requisiti di base. Chiaramente, insomma, non avranno lo stesso spazio all'interno dei Fratelli d'Italia, così come noi abbiamo fatto un ragionamento molto rigido sul tema della questione morale. I Fratelli d'Italia non sono candidabili neanche coloro che avessero una sentenza di condanna di primo grado, non solamente una sentenza di condanna passata in giudicato. E quindi voglio dire, noi siamo aperti a tutti e c'è spazio per tutti dentro Fratelli d'Italia, anche perché uno degli altri elementi di differenza, secondo noi, tra Fratelli d'Italia e il PDL è che Fratelli d'Italia è un partito che appartiene a tutti, non a una persona o a una oligarchia. È un partito che appartiene a tutti quelli che ne vogliono fare parte, e quindi ci sarà spazio per tutto, ma con tutti, ma con criteri estremamente rigidi sul piano della selezione dei dirigenti e della meritocrazia e dell'onestà. Io le segnalo che, secondo studi di valutazione che non ho fatto io, noi siamo, come Fratelli d'Italia, il movimento tra i movimenti che hanno le liste più giovani in assoluto. È il movimento che fa il maggiore ricambio all'interno del centrodestra, cioè che è riuscito meglio ad amalgamare quelli che erano già uscenti o quelli che erano già, diciamo, in politica con quelli, con le persone nuove, soprattutto nelle liste parlamentari. Ciò non toglie che non abbiamo in nessun caso preso delle figurine, cioè persone che sono spendibili, magari carine o magari note per metterle in lista. Abbiamo preso quelli che vengono dal territorio. Io ho visto anche come stanno facendo le liste, per esempio, da Mario Monti, no? Prendono lo sportivo, quello del mondo dello spettacolo, come se la politica fosse indovina chi. Ce l'hai il rappresentante di quel mondo, ce l'hai il rappresentante di quella. Ecco, io penso che bisogna invece dare credito a quelli che hanno cominciato a fare politica qualche anno prima di prendere per questo uno stipendio, che si sono spesi in una sana militanza politica, perché secondo me è la scelta più civica che si possa fare, e ho voluto rappresentare quella realtà e vado fiera di aver rappresentato quella realtà.